No digo, yo no me enteraba de esa cera, de un mundo alrededor. Un mundo maravilloso. Un mundo que, si se esconda, es que son el cielo, el cielo y el cielo. Un mundo que se interesa, es que diga meso y ángeles a través del mundo y a la vida y el nuevo. Para tratar de ángeles hoy no es fácil. Eppure es un argumento interesante que interesa cioè, la vida religiosa nostra, ma anche il mondo della scienza, il mondo della conoscenza. Negli angeli, negli ultimi due secoli, si è parlato poco. Ed è stato quando il positivismo, il materialismo, ha relegato così all'estremità dell'interesse del mondo religioso, la presenza, la figura, la visione degli angeli. Però da qualche tempo c'è stata una reazione misteriosa, e cioè la ricerca dell'interesse per il mondo angelico. Questo ha portato all'interesse della stessa letteratura, del teatro, del cinema, della musica, alla presenza degli angeli. Il guaio però è stato questo, che mancando una base filosofica, teologica, si è creata una conoscenza degli angeli che non è quella retta. Cioè la cultura d'oggi si è interessata degli angeli, però l'immagine dell'angelo è diventata falsa, monca, inadeguata, per cui la nozione dell'angelo è adulterata, alterata, falsa e profanata. Ci sono in giro libretti, di vercoli, figure di angeli, però in gran parte l'editoria è in mano a messaggeri di Satana, i quali hanno presentato la figura dell'angelo, come vi dicevo, in una falsa luce. Gli angeli di cui parlano questi libri non sono gli angeli veri. Per parlare secondo scienza degli angeli bisogna interrogare la Bibbia, interrogare la teologia, interrogare i padri, la tradizione della Chiesa, e cioè interrogare la rivelazione divina. Eppure questa produzione che noi abbiamo, letteraria, teatrale, e soprattutto nei film, sotto un certo aspetto interessante. Non so chi di voi abbia visto il bellissimo film Gli angeli a Berlino, l'uscita di Berlino. È un'opera molto ben fatta, è chiaro che ha Resebec, però l'autore è arrivato a
a interessare il pubblico sugli angeli, questi angeli che entrano nel mondo umano, mentre gli uomini nelle città che bruciano si combattono a vicenda, gli angeli si inteneriscono degli uomini, scendono in mezzo agli uomini. Qualcuno arriva a innamorarsi dell'uomo e cade, scende da uomo, condivide cioè la sorte dell'uomo. Però l'angelo è presentato in una, così, in una luce bella, in una luce di messaggeri di luce, di purezza, di amore, per cui è un'opera ben riuscita questa film. Ma ci sono molti altri film che adulterano la figura dell'angelo, come tante altre manifestazioni del teatro, oppure tante opere letterarie e così anche le pitture. Tutte quelle pitture che voi vedete sono più pitture di angeli decaduti che di angeli veri. Per cui parlare oggi del mondo angelico e parlare di una cosa, di un argomento interessante, ma è per questo che vogliamo parlarne bene, secondo i dati della rivelazione, perché si abbia una conoscenza vera del mondo angelico, una conoscenza che ci interessa, perché il mondo angelico è più vicino a noi di quanto noi non pensiamo, perché il mondo angelico è luce per noi, perché noi siamo chiamati da Dio a diventare angeli, saranno come gli angeli di Dio, conosceranno Dio, vedremo Dio come gli angeli, saremo puri come gli angeli. C'è un processo di angelicazione per noi, mediante il ministero degli angeli, ministero interessante nel Vecchio Testamento, ma ministeri interessanti anche nel Nuovo Testamento, perché la mediazione angelica non è cessata con la presenza dell'angelo di Yahweh che si è fatto carne, Cristo Gesù, ma continua con Cristo Gesù, perché gli angeli sono gli angeli di Cristo Gesù. Infatti il mondo invisibile è stato creato in Lui, come bellissimo, come bello quello che dice l'Apostolo nel prologo della lettera ai Colossesi: dominazione, potestà, angeli, sono stati tutti creati in Cristo Gesù. E allora ecco che noi ci avviciniamo a questo mondo angelico in punta di piedi, interrogando le scritture, interrogando Gesù e interrogando l'esperienza dei santi, interrogando i teologi, interrogando cioè la tradizione, per saperne un po' di più degli angeli, per innamorarci degli angeli, e perché questi angeli che stanno attorno a noi sono luce divina, sono messaggeri dei suoi comandi. Ognuno di noi sappiamo per tradizione che ha un angelo e il suo sosia. Ognuno di noi ha un angelo che si rassomiglia, un angelo che parte dal cielo con l'anima nostra, ci accompagna nel cammino della vita e riporterà l'anima nostra a Dio nella dimora eterna, in quella dimora che Cristo Gesù ha preparato e di cui parlava Gesù stesso agli apostoli. E qui io vado avanti a voi, nella casa di mio padre ci sono molte dimore, io vado a prepararvi la dimora. Ebbene, in queste dimore
gli angeli santi ci accompagneranno nell'ultimo giorno, quando finirà il nostro corso terreno con ciascuno di noi, ma ci accompagneranno solennemente insieme con Cristo, quando si deciderà della sorte dell'umanità, quando quegli angeli cattivi, i perversi, scenderanno all'inferno e i buoni con gli angeli scenderanno in cielo nelle dimore eterne. Dobbiamo interessarci agli angeli, perché anche noi abbiamo un ministero simile a quello degli angeli, perché la nostra vita deve essere angelicata giorno dopo giorno, perché si entra in cielo come angeli, si sta in cielo come angeli. Ricordate bellissimo detto del Vangelo, in cielo non ci sono marito e moglie, tutto questo appartiene alla terra, ma tutti saremo come angeli del Signore, non avremo più l'interesse del sesso, perché questo interesse appartiene alla terra, ma saremo come gli angeli del Signore, puri e immacolati, ameremo il Signore come uomini, come donne, ma ameremo il Signore vivendo da angeli, guardando la faccia di Dio, come gli angeli di cui parla il Vangelo, quando ci dice non turbate nessuno di questi piccoli, perché i loro angeli guardano sempre il volto del Padre. Questi angeli che sono attorno a noi guardano sempre il volto del Padre per carpire i suoi comandi, trasmettere da noi e per guidarci verso il Padre. Questi angeli che sono angeli di luce, ci trasmettono la conoscenza di Dio, attingono da Cristo Signore la verità, luce eterna, ce la riflettono e ci aiutano nel cammino della vita. Ebbene, di questi angeli che io voglio trattarvi brevemente in questa prima relazione. Un peccato. Testo 81. Siamo inizio con la creazione degli angeli. Il Concilio Lateranense IV, riassumendo la dottrina della Chiesa nei secoli precedenti, precisa che il mondo invisibile degli spiriti angelici fu creato da Dio prima della creazione del mondo visibile degli esseri corporei. Poi, in una terza fase, è venuto l'uomo che partecipa del mondo spirituale e del mondo corporeo, è il vero microcosmo. L'uomo è la creatura più perfetta, che assomma in sé la natura angelica, cioè la natura spirituale, e la natura corporea. Ed è quest'uomo, l'opera più perfetta dell'universo, che prenderà Dio quando si vorrà visibilizzare e comparire in mezzo agli uomini il Verbo incarnato. Per il momento ci interessa sapere che Dio creò il mondo invisibile e il mondo visibile, il mondo angelico e il mondo materiale, e poi creò l'uomo che assomma in sé il mondo angelico, cioè la natura spirituale e la natura materiale. Gli angeli furono creati prima del mondo materiale e prima dell'uomo.
furono sottomessi però ad una prova, perché furono dotati di intelligenza, di volontà e di libertà, come per, avviene per noi uomini, che siamo in un momento di prova. Noi abbiamo intelligenza, volontà e libertà, libertà di scelta, per la morte noi saremo stabilizzati in quella scelta che abbiamo fatto, del bene o del male. Per gli angeli c'è stato questo periodo, non sappiamo quanto breve, quanto lungo, in cui questi spiriti angelici, potenze di conoscenza, potenze di amore, potenze per libere, dovettero scegliere, aderire cioè liberamente a Dio. Non possiamo comprendere infatti la caduta, il combattimento prima della caduta, se non mettiamo questo periodo di prova, in cui essi dovettero scegliere Dio. La libertà degli angeli sta nella possibilità di allontanarsi da Dio e di ripiegarsi su se stessi. Questo rende possibile la loro caduta, come detto in Luca 10, 18 e in Apocalisse 12, 7, 9. In Luca Cristo ricorda la caduta di Satana come una folgore negli abissi infernali. E nell'Apocalisse abbiamo il combattimento grande che viene in cielo tra gli spiriti. Una terza parte decade, scende sulla terra e continua a fare guerra alla discendenza della donna, sotto la guida del dragone infernale. E quella caduta è provocata non tanto dall'ignoranza, che Dio è l'unica realtà, quanto più posto da un cedimento dell'amore che si rivolge verso se stesso e non verso il suo principio Dio. Gli angeli cioè guardarono se stessi, guardarono la loro bellezza, si innamorarono di se stessi, e a capo di questo cedimento, di questo ripiegamento, è Lucifero. Come eri bello nella tua bellezza, dice Ezechiele, passeggiavi nel giardino di Dio. Tutte le pietre preziose, i doni divini, erano sul tuo petto. Tu, all'aria alzate, passeggiavi nel bene di Dio, finché tu trovati in te l'iniquità. Io sarò simile all'Altissimo, mi farò come Lui. Ecco il capovolgimento che avviene in Lucifero, in Satana. Guarda se stesso, si innamora di se stesso e vuole essere al posto di Dio. Questo è il grande peccato. Questa idea pervade il paradiso. Gli angeli si schierano da parte del Lucifero, si schierano da parte di un altro arcangelo, di Michele, appartenente all'ordine dei serafini. E così c'è il grande combattimento. Nel grande combattimento Michele riesce a convincere gli angeli
a guardare Dio, unico principio, fonte di luce, fonte di amore. E man mano avviene la purificazione del mondo angelico, la purificazione del male che si era introdotto in paradiso, la purificazione delle tenebre che si era introdotte nel mondo della luce. Quando Dio interviene e decide, le tenebre che si sono formate per il ripiegamento di se stesso, il male che si è formato nella volontà, viene eliminato da Dio, e la massa angelica che aderisce a Lucifero, la massa nera, viene piombata qui sulla terra. Il cielo è purificato e Dio stabilisce gli angeli che si sono mantenuti fedeli, li stabilisce nel bene. Come stabilirà nel bene noi quando dopo la prova di questa vita avremo Dio con noi, quel Dio che abbiamo scelto nel cammino terreno. Quello che avviene per noi è avvenuto per gli angeli prima della creazione dell'uomo. Dio crea il mondo, crea gli astri e pone alla guida degli astri e del mondo il mondo angelico. Però è su questa terra che viene sprofondato il maligno, e il maligno diventa il padrone di questo mondo, il principe di questo mondo. La dignità gli viene riconosciuta, perché la natura angelica resta quella che era. La perversità si è aggiunta. Dice bene il Concilio che gli angeli come creature sono buona, nel senso che ogni creatura uscita dalle mani di Dio è buona, si è pervertita da se stessa, però la natura resta tale e quella Dio l'ha creata, una natura angelica ma pervertita, capovolta, ammalignata, ma la dignità resta, la grandezza resta, la potenza intellettiva resta, la potenza volitiva resta, è soltanto che tutto è pervertito. E quanto più l'angelo è in potenza in cielo, tanto più resta in potenza sulla terra, in potenza malefica. Per colmare il vuoto vertiginoso e lenire l'estrema sofferenza nella caduta, Lucifero, Satana, cerca di conquistare il mondo. Di conquistare il mondo soprattutto quando vengono precipitati sulla terra e sulla terra comparisce l'uomo, fatto ad immagine di Dio, ad immagine del Verbo incarnato. L'angelo sente una grande invidia per l'uomo, perché è nella natura umana che il Verbo di Dio prenderà il centro di tutto l'universo. E pertanto nutre un odio immenso per la natura umana, per Cristo che si incarnerà nell'uomo, si farà uomo, e odia l'uomo perché ama l'uomo, cioè ama la natura umana, ama la carne umana, e cerca di pervertirla, di sottrarre il piano divino. Ecco perché si accanisce con l'uomo nel paradiso terrestre. E gli diventa così il principe di questo mondo, il principe della menzogna, dell'errore, dell'odio e della ribellione. Anche se decaduto, Satana rimane un angelo, che ha origine nel mondo spirituale, e resta di natura angelica. Noi, trattando degli angeli, vogliamo avere davanti ai nostri occhi l'angelo fedele a Dio, e l'angelo infedele a Dio. Trattando degli angeli vogliamo sostare sugli angeli nostri, ma vogliamo anche dare uno sguardo agli angeli decaduti che lottano contro gli angeli buoni per il possesso dell'uomo.
quella guerra scatenata in Geno continua qui sulla terra, sulla rive del mare, come dice l'Apocalisse. Stette il dragone sulla rive del mare, furibondo, e ordina la guerra contro le discendenze della donna, sbuffando. Ebbene, questa lotta continua sulla terra. E noi abbiamo così a vivere sotto l'influsso angelico, sotto l'influsso demoniaco. Ma noi abbiamo Cristo con noi. Abbiamo Cristo che dimora dentro di noi, che ci ha dato il suo spirito, però abbiamo gli angeli santi, gli angeli di Cristo, che sono eseguitori dei comandi, che ci guidano nel nostro cammino, fino al momento in cui noi giungeremo nell'ultimo giorno, quando gli angeli nostri verranno a prendere l'anima nostra, la porteranno in cielo, oppure la porteranno, non potendola portare in cielo, sarà consegnata agli angeli reprobi che la porteranno all'inferno. È una lotta che dobbiamo subire anche noi, ed è in questa lotta che noi viviamo. Ecco perché dobbiamo camminare sotto la guida di Dio, sostenuti dalla presenza dell'angelo, angeli di luce, angeli di amore, angeli che ci guidano, angeli che prendono forza da Dio e ce la comunicano. E adesso vediamo un poco la missione che questi angeli hanno nei riguardi nostri. Che significa questo? Angelo significa messaggero. Sembra che la radice Avach, la radice cananea, gli specialisti dicono così. Questi angeli sono messaggeri di Dio, cioè plenipotenziari, dice la parola, portatori di un comando del proprio monarca, rappresentanti del monarca presso un popolo o presso una persona. Sono esecutori di un comando di Dio. Questo è il senso dell'angelo. Però non tutti gli spiriti celesti sono angeli. Angelo è il nome di una missione, cioè è messaggero, ma non tutti gli angeli sono messaggeri. E allora vediamo qual è la missione dell'angelo. La maggior parte degli angeli sono a servizio di Dio. Se noi leggiamo l'Apocalisse, vediamo tutto un mondo angelico, la corte di Dio che loda incessantemente il Signore, i quattro esseri viventi, i 24 vegliardi, poi schiere di angeli, cherubini, serafini, troni, dominazioni, potestà, principati, arcangeli, angeli, che stanno attorno al Signore, gli spiriti celesti. Alcuni di questi vengono presi e diventano messaggeri di Dio presso gli uomini, ma la maggior parte resta a servizio di Dio, per lodare Dio, cantare a Dio, crescere nella conoscenza di Dio, glorificare Dio in questa conoscenza, amare Dio, crescere nell'amore e rendere la gioia di Dio, cioè Dio si gioisce degli angeli e rende gioiosi gli angeli in questa conoscenza e in questo amore. Sono cioè a servizio di Dio, formano la grande famiglia di Dio in cielo. Questa la maggior parte di quelli che noi chiamiamo angeli, cioè gli spiriti celesti. È la corte divina.
parte di questi angeli sono al governo del mondo, un governo, diciamo, invisibile per noi, e il governo di tutta la creazione affidato agli angeli. Anche la terra, uno degli astri, è affidato agli angeli, e anche il mondo umano è affidato agli angeli, per cui abbiamo gli angeli delle nazioni, l'angelo della Persia, litiga, o meglio fa gli interessi alla Persia contro l'angelo Michele, che è l'angelo della firma ebraica. Così ogni nazione ha il suo angelo. Ma abbiamo poi gli angeli che sono a servizio di Dio, messaggeri di Dio, fedeli esecutori dei suoi comandi. E in ultimo abbiamo gli angeli custodi, gli angeli che accompagnano l'uomo nel cammino della vita, guardano, come dicevo, il volto del Padre e si guidano nel cammino. Sta attento ad eseguire i suoi comandi, perché si potrebbe un po' adontare contro di te. Io manderò il tuo angelo che ti segni il cammino. Guarda sempre a lui e segui quello che lui ti dirà. Dice il Signore, appunto, in Esodo 23. E così in tanti testi della Scrittura troviamo questi angeli che seguono così i comandi di Dio, ma che sono a servizio di ogni uomo. La tradizione nostra ci dice che ognuno di noi ha il proprio angelo. Però i teologi, filosofi, indagano sull'angelo custode. Ho letto qualche testo antico dove si parla di angeli che hanno una certa somiglianza con l'uomo che ha in custodia. C'è una certa affinità tra l'angelo custode sotto il profilo spirituale e noi che siamo protetti da questi angeli. L'angelo ce lo troviamo lì nel grembo materno, quando siamo concepiti, al momento della nascita, l'angelo ci accompagna nel cammino della vita. Non è detto che accanto a noi ci sia l'angelo cattivo, il demonio, no, questo non è detto. Però è vero che l'angelo cattivo è sempre vicino a noi, cercando di ostacolare l'angelo buono, cercherà di sedurci, di portarci fuori strada, e nell'ultimo giorno ci sarà una grande battaglia tra l'angelo buono e l'angelo cattivo. Appena l'anima nostra uscirà dal corpo, l'angelo buono la prenderà, ma l'angelo cattivo tenterà di rubare, se è possibile, l'anima nostra e portarla con sé, ma non trovando in che cosa può appoggiarsi per portarsi con sé, desisterà dalla lotta. Ma c'è sempre l'ultimo tentativo di Satana, almeno prima della morte, di rapirci l'anima, perché noi non possiamo andare in cielo nella occupare quella dimora eterna che esso, l'angelo cattivo, ha lasciato. Io non voglio dilungarmi, anche perché non voglio abusare della mia voce, del mio cuore. Sotto la figura dell'angelo c'è la figura nostra. Però prima di passare a questo terzo punto, che toccheremo forse in altro giorno, noi vogliamo dare una carrellata alla presenza degli angeli nella rivelazione.
cominciando con gli angeli della Genesi. Gli angeli compariscono già in paradiso, compariscono i primi cherubini, due cherubini sono alla porta dell'Eden per impedire ad Adamo ed Eva di mangiare del frutto della vita a cui era connessa l'immortalità. E impediscono ad Adamo ed Eva di rientrare in cielo. Ma gli angeli compariscono nel primo libro della Rivelazione molte e molte volte. È una carrellata. Ricordate gli angeli della scala di Giacobbe, una grande scala che congiunge la terra al cielo. Per questa scala salgono e scendono gli angeli. Però Giacobbe dorme su una pietra e si accorge che appunto in quel guanciale di pietra c'è l'origine del sogno. Quella pietra è Cristo. Cristo dirà: tu ti meravigli, Natanaele, di quello che ti ho detto? E allora che sarà quando vedrete gli angeli di Dio salire e scendere di là attraverso il figlio dell'uomo? Gli angeli salgono e scendono attraverso il figlio dell'uomo, attraverso Cristo. Un angelo compare da Adamo, tre angeli che sono simbolo della Trinità. Tre ne vine e uno mi adorò. Quando Abramo manda il suo servo a cercare la moglie, l'episodio a Tinanze appunto via, a cercare la moglie per Isacco, dice al servo: incontrerai nel tuo cammino un angelo che ti guiderà. E l'angelo lo guida alla Mecca. Tobia sarà guidato a Sara mediante l'angelo. Angeli compariscono così nella vita dei patriarchi. Mosè ha l'apparizione dell'angelo del Signore. Io penso che l'angelo di Yahweh sia Gesù, perché in tutte le apparizioni del Vecchio Testamento c'è sempre Gesù, anche quando Gesù prende l'aspetto di un angelo. Così l'angelo di Malachia è Gesù, che entra nel suo santo tempio e purifica. Per cui il primo messaggero è Gesù. Però Gesù prende la figura dell'angelo, l'angelo di Yahweh, che guida alla liberazione. È Gesù che libera il popolo schiavo in Egitto, però è l'angelo di Yahweh, un grande angelo guerriero. È bello quel testo dove l'angelo passa subito dall'avanti indietro, l'angelo del Signore che guida il popolo attraverso il Mar Rosso, che sfonda, diciamo, il Mar Rosso e lo conduce sulla riva, quando le truppe del faraone cercano di invadere così il popolo ebraico in fuga, l'angelo del Signore si mette dietro. La colonna di fuoco va avanti, l'angelo del Signore dietro le truppe. Così la guida è più sicura. Come fa tante volte il pastore. Tante volte va avanti, altre volte va indietro alle pecore. L'angelo del Signore che guida nel deserto
il popolo ebraico per la porta della terra promessa. L'angelo che poi comparisce nel libro dei giudici, quando il popolo è infedele, capitolo secondo, chiama tutto il popolo a raduno, parla al popolo che è rimasto, che è diventato infedele, e il popolo piange, e quel luogo viene chiamato il luogo del pianto. L'angelo che compare a Gedeone, chi sei tu? Sono l'angelo dell'esercito del Signore. L'angelo che annuncia alla madre di Sansone la nascita del figlio. È bello, potente. Comparisce due volte, poi l'angelo se ne va, sparisce. Come sparisce quando Gedeone offre un sacrificio, l'angelo se ne va nella fiamma. E così gli angeli sono molto numerosi nel Vecchio Testamento, nel tempo dei profeti, tutto il libro di Ezechiele, il libro di Daniele, il libro di Tobia, c'è l'angelo Raffaele. In Daniele troviamo la lotta degli angeli, Michele, Gabriele, troviamo Malachia, l'angelo del Signore, Zaccaria, un libro bellissimo, dove sono molti angeli, e invece destamente i piedi di angeli, angeli di luce ma anche angeli delle tenebre. Ricordate che l'angelo di Giobbe, cattivo angelo, che sta alla porta di Dio, ovviamente. L'angelo di Michea, che viene alla corte dei figli di Dio, che inganna gli uomini. Sono i ministri di Dio, tante volte, anche gli angeli cattivi. Comunque abbiamo queste presenze degli angeli molto numerose nel Vecchio Testamento. Nel Nuovo Testamento c'è un'attenuazione della presenza degli angeli, ossia nella frequenza degli angeli, perché è venuto l'angelo di Yahweh, Cristo Signore, è venuto il mediatore tra Dio e gli uomini. La benedizione angelica si innesta in quella di Cristo adesso, però gli angeli compariscono, sono numerosi, frequenti, alla nascita del Signore, gli angeli della nascita, Zaccaria, la Madonna, San Giuseppe, gli angeli che accompagnano Gesù nel deserto, gli angeli della resurrezione, l'annuncio degli angeli alle donne, ai pastori, come sai i pastori, nella nascita, così alle donne, a sepolcro, gli angeli nella vita della Chiesa, l'angelo che libera gli apostoli dalla prigione, l'angelo che libera Pietro, gli angeli nella vita della Chiesa, gli angeli accompagnano la vita della nostra, nella Chiesa, e nelle esperienze dei santi abbiamo tante presenze angeliche. Il serafino che colpisce le mani, i piedi e il costato di San Francesco, e Cristo sotto le forme del carmine, del serafino, che forma le stimmate del patriarca San Francesco, San Francesco che è amico di San Michele Arcangelo. Nell'esperienza Santa Francesca romana e tanti altri santi, tutti recenti, Gemma Galgani, Padre Pio, hanno avuto esperienza angelica, per cui gli angeli sono in mezzo a noi. Qualche volta anche noi abbiamo ascoltato la voce degli angeli, sono in mezzo a noi. Qualche volta anche noi abbiamo avuto dell'esperienza angelica.
entriamo così in questo mondo angelico, perché è necessario questo preambolo, perché quello che noi diremo, lo diremo appunto in chiave angelica, nel senso che il nostro ministero di accompagnamento è un ministero angelico e dobbiamo imitare gli angeli per poter accompagnare gli uomini nel cammino della vita. Dobbiamo essere come gli angeli, guardare il volto di Dio e accompagnare l'uomo, accompagnare i nostri fratelli verso la Patria Celeste. Amo.